Allora, eccoci qui. Tanto scusate per il qualche minuto di ritardo. Saluto Christian, Dina, Frank. Frank, la diretta con Sinner, magari, ma dopo ne parliamo. Dopo parliamo anche di tennis, anche perché in tanti mi avete chiesto. Ma possiamo iniziare questa diretta per una volta non parlando di politica e facendo, come dire, i grandissimi complimenti a Sinner che è qualificato ufficialmente per le semifinali? Ma torniamo sulla politica. Intanto saluto tutti quelli che si stanno collegando e inizio da alcune domande che ho raccolto, che mi avete fatto. E in tanti mi avete sollecitato, devo dire, già, ciao Angelo, scusami, già dalla scorsa diretta, rispetto a un tema che riguarda il funzionamento dei gruppi territoriali. Fabrizio, su Torino ci torno. Allora, intanto ogni regione ha un suo coordinatore regionale, quindi se non sapete, non conoscete il vostro coordinatore o coordinatrice regionale, bisogna assolutamente informarsi e trovare chi è. Ogni comune ha un coordinatore provinciale, quindi c'è un coordinatore regionale e un coordinatore provinciale. Questa è la nuova struttura che è stata creata grazie al presidente Conte. Come fare per iscriversi a un gruppo territoriale? Allora, bisogna iscriversi al portale del Movimento 5 Stelle, movimento5stelle.eu, e fare la procedura, che ci mette poi qualche mese ad essere accettata. Quindi non vi preoccupate se non vi arriva subito l'accettazione, è una procedura che richiede un pochino di tempo. Christian, sto parlando proprio adesso dei gruppi, dei territori, degli accorpamenti, quindi ci arrivo. Quindi dicevamo, coordinatore regionale, coordinatore provinciale, a cui fa riferimento ogni comune, bisogna iscriversi al portale del movimento e fare quella procedura lì. Una volta che è stata validata, a quel punto vi dovete iscrivere al gruppo territoriale di riferimento. Una volta che siete iscritti al gruppo territoriale, vi arriveranno in automatico le convocazioni delle assemblee del gruppo territoriale. Ora, il numero minimo per costituire un gruppo territoriale sono 30 iscritti. Quindi cosa succede? Che quando non si raggiunge quel numero, si mettono insieme, si aggregano, e questi sono, ragionamenti che fanno i coordinatori territoriali, si aggregano, quindi Christian, questa è una valutazione che viene fatta a livello territoriale per arrivare a raggiungere i 30 iscritti. Poi questi gruppi territoriali iniziano a lavorare, ad esempio Torino ne abbiamo, e si incontrano, possono deliberare, devono votare un proprio referente e quindi è una struttura che permette poi di lavorare con i propri portavoce, quelli comunali, quelli regionali o quelli nazionali. Quindi, riassumo, tutte queste informazioni trovate sul sito del Movimento. Prima cosa, iscriversi al Movimento 5 Stelle. Seconda cosa, iscriversi al gruppo territoriale, ma soprattutto al netto delle iscrizioni, informatevi su cosa succede nel vostro comune, così potete partecipare a quello che sta facendo il movimento. Ora, torno ancora su qualche domanda e poi parliamo magari anche un pochino di attualità, di quello che è successo in questi giorni alla Camera. Serena e Susi mi chiedevano di opzione donna. Questa battaglia non l'abbiamo mollata. Purtroppo il governo, nonostante tutte le promesse che ha fatto, perché l'ha fatta in campagna elettorale, Giorgia Meloni scendeva in piazza a fianco a voi del comitato Opzione Donna. Subito alla prima manovra hanno trasformato Opzione Donna in discriminazione donna perché hanno reso i requisiti molto più stringenti, discriminando quelle donne che non sono madri. Quest'anno continuano, anzi fanno di peggio perché allungano ancora di più, quindi aggiungono un anno, lo rendono ancora più difficile. Noi non molliamo perché questa è una battaglia in cui crediamo, perché tra l'altro è uno strumento che aiuta le donne a poter accedere alla pensione e sappiamo benissimo quanto sia più difficile per una donna in questo paese andare in pensione perché spesso sono più precarie perché fanno più fatica ad avere una carriera continua, un lavoro continuo, perché spesso si trovano a doversi fare carico del welfare familiare, i bimbi o i genitori anziani. E quindi per questo nasceva Opzione Donna, che peraltro era anche, lo dico perché spesso si dice, ah, ma è una cosa regalata. No, cioè ci si rimetteva pure. Chi decideva di utilizzare Opzione Donna ci rimetteva. Allora capite che in questo contesto, il governo Meloni, guidato da una donna, è il primo governo nella storia da quando esiste Opzione Donna, che tra l'altro non l'ha inventato il Movimento 5 Stelle, a distruggere lo strumento. Noi faremo battaglia, lo faremo in manovra, lo faremo con gli ordini del giorno, lo faremo con tutti gli strumenti che abbiamo parlamentari, ma va fatto anche fuori dalle aule. Quindi voglio ringraziare il Comitato Opzione Donna e tutte quelle donne che si stanno mobilitando. Continuate a farlo, è importante, noi continueremo a essere al vostro fianco. Saluto Nicola.
Saluto il mio collega Giorgio Fede e Aurelia, ma andiamo a casa questo governo, magari. Purtroppo hanno i numeri, perché poi guardate, litigano su tutto, perché non sono d'accordo su nulla, ma sul niente. D'altra parte, se ci pensiamo, sarebbe strano che fossero d'accordo, perché stanno facendo il contrario di quello che hanno promesso in campagna elettorale, no? Cioè, se pensiamo, non so, alla benzina, dovevano togliere l'accise, il video virale di Giorgia Meloni con i cartelli alla pompa che faceva benzina, cosa hanno fatto? Hanno tolto lo sconto anziché togliere l'accise, quindi purtroppo paghiamo la benzina di più e questo incide anche sul prezzo delle cose che compriamo al mercato, al supermercato, perché poi la benzina, sapete, tantissima merce, quasi la stragrande maggioranza viaggia sui camion e quindi questa benzina incide anche sul prezzo degli alimentari. Però niente, e quella è stata dimenticata. I migranti, non parliamo del blocco navale, che ci sono gli sbarchi totalmente fuori controllo. Abbiamo una presidente del consiglio donna che diceva di essere vicino alle donne, poi non solo fa opzione donna, ma addirittura aumenta l'IVA sui beni per la prima infanzia, altro che natalità. Quindi, insomma, l'abbiamo vista più volte contro le donne e questo continua purtroppo a farlo. Ma veramente l'elenco è lunghissimo. E quindi, insomma, noi proviamo a mandarlo a casa, loro sono veramente divisissimi. Proprio perché appunto devono ingoiare tutti questi tradimenti elettorali, però poi alla fine riescono sempre a trovare un accordo perché cosa fa? Ed è quello che è successo proprio in questi giorni in Parlamento, continuano a mettere fiducia su fiducia su fiducia. Siamo oltre la 33esima, rendetevi conto, perché è l'unico modo che hanno per compattarsi e quindi noi continueremo a fare opposizione dura, durissima. Luca, mi dici del salario minimo. E salario minimo, oggi è successo un fatto molto grave, l'ennesimo, e cioè che questa maggioranza, siccome in realtà ha un problema enorme, e cioè il fatto che in realtà anche gli elettori di centrodestra vogliono il salario minimo. Ricordiamoci un attimo che cos'è questo salario minimo. Cioè il salario minimo che proposta è? È una proposta che ha fatto il Movimento 5 Stelle con Presidente Conte, in cui si dice che in Italia deve esserci un salario minimo per legge, cioè i salari non possono stare al di sotto di 9 euro lordi l'ora. Questo perché? Perché nonostante ci sia la contrattazione collettiva e quindi esistano buona parte, perché siamo in percentuali altissime di contratti, 97%, quindi lavoratori coperti da contratto collettivo, noi abbiamo in Italia 4 milioni di lavoratori poveri, quindi è evidente che la contrattazione collettiva non è sufficiente, se no non avremo persone che si spaccano la schiena e che purtroppo non arrivano a fine mese. Se poi ci aggiungiamo quello che è successo nell'ultimo anno, Christian sicuramente verrà in Sardegna, quello che è successo nell'ultimo anno, e cioè l'inflazione, il caro bollette, il caro mutui fino al 70%, un governo che non fa nulla, è chiaro che non si arriva a fine mese. Allora, siccome questo salario minimo è una proposta di buon senso, anche perché c'è praticamente in tutta Europa, e il governo non sa come dire, come non farlo e non vuole andare contro i suoi elettori, ma non lo vuole fare perché è evidente che non vogliono dare una risposta a chi è in difficoltà. Dopo aver preso tempo, dopo aver provato a stravolgere la proposta di legge a suo tempo, averla mandata in aula dove dovevamo approvarla, dall'aula l'hanno rimandata in commissione, oggi hanno presentato un emendamento, ma ci torneremo poi la prossima settimana, in cui sostanzialmente di nuovo evidenziano il fatto che non gli interessa dare una risposta a questi 4 milioni di lavoratori poveri. Ora voi sapete che abbiamo fatto una raccolta firme, che peraltro è ancora valida, quindi chi non avesse ancora firmato, ancora di più abbiamo bisogno della vostra firma. Hai ragione Susi, abbiamo bisogno di opzione donna e continueremo la battaglia come ti dicevo. Noi anche sul salario minimo non molliamo, quindi su questo ci saranno sicuramente aggiornamenti. Purtroppo il segnale che arriva è sempre lo stesso, cioè un governo che non lo vuole fare, d'altra parte abbiamo visto che, voglio dire, se la prende con chi è in difficoltà, con i poveri, non dà risposta a queste persone, ma poi invece con i potenti con le lobby proprio non li tocca, se pensiamo agli extra profitti bancari su cui tornerò tra qualche secondo, abbiamo visto l'apoteosi di un governo che doveva essere un governo del popolo, un governo politico, un governo vicino alle persone, un governo che della destra popolare, invece stia mostrando un governo dell'elite, lontano dalle esigenze delle persone, che si è chiuso nei palazzi e che non sta facendo nulla di quello che aveva promesso. Quindi questa battaglia continua e torneremo ad aggiornarvi. Non mi ricordo chi mi diceva: se vieni in Sardegna ci conosciamo.
La Sardegna ha bisogno di tutto il sostegno non solo dei sardi, ma anche di tutta la comunità del Movimento 5 Stelle, perché è stata annunciata la candidatura di Alessandra Todde, a cui voglio fare un enorme abbraccio, e quindi avrà bisogno di tutti noi, e quindi sicuramente io verrò e andrò in Sardegna a fare campagna elettorale, a dare una mano. Allora, c'era Marco che mi chiedeva di sanità. Allora, voi sentirete questo governo con tutti i suoi... Alfredo, mi dicevi dei sondaggi, poi ci torno. Me lo scrivo perché sennò poi mi dimentico. Marco mi chiedeva della sanità. Allora, voi sentirete in TV, per le piazze, anche se in piazza non è che ci vadano tantissimo loro, ma soprattutto in TV, questa narrazione. E cioè, noi siamo il governo che ha messo finalmente un sacco di soldi sulla sanità. Allora, io ve lo dico, sono balle. Ed è grave che un governo racconti balle su un tema così delicato, perché riguarda un diritto che dovrebbe essere tutelato e garantito. Purtroppo in Italia non è così. Voi sapete benissimo che ci sono milioni di persone in attesa di visite specialistiche, persone che devono aspettare mesi, e questo cosa comporta? Comporta che se ti puoi permettere di pagarti da solo una visita, la fai. Se non te lo puoi permettere, aspetti, e magari succede che purtroppo, e succede, quella situazione è grave, si aggrava e quindi magari hai più difficoltà a curarti successivamente. Allora, a fronte di questo, il governo va in TV e vi dice, no, ma state tranquilli perché noi siamo il governo che ha messo più soldi in assoluto nella sanità. Allora, hanno messo 3 miliardi in più. Ma sapete, è sempre stato così. Cioè, la spesa in termini assoluti per la sanità è sempre aumentata. E io dico, ci mancherebbe, ci manca che vadano a ridurre la spesa sanitaria, anche perché cosa è successo nell'ultimo anno e mezzo? Sono aumentati i prezzi di tutto. La mensa costa di più, le bollette costano di più, le utenze costano di più, tutto costa di più. Lo stesso Gimbe, che è un soggetto che, come dire, si occupa di sanità, dice chiaramente che queste cifre non sono sufficienti. Ma perché non sono sufficienti? Perché in realtà la spesa sanitaria non si calcola e non si valuta in valori assoluti. La spesa sanitaria si valuta in percentuale al PIL. Allora, noi ci ricordiamo la pandemia, il periodo Covid, quanto è stato complicato, e lì abbiamo capito che c'era bisogno di investire nella sanità. E il governo Conte invertì il trend, cioè portò la spesa sanitaria su PIL a superare il 7%, che è la media europea. Questo governo, che vi dice che metti i soldi sulla sanità, in realtà sta tagliando, perché la sta portando sotto il 7%, e pensate che per mantenere il 7% ci vorrebbero 15 miliardi, ne hanno messi 3, quindi stanno tagliando. Ma non finisce qui, perché oltre a tagliare sulla sanità pubblica, trovano 2 miliardi da mettere sulla sanità privata. Ma a me questo purtroppo non stupisce, perché chi vive in una regione governata dal centrodestra l'ha già visto questo progetto, l'ha già vista questa idea di sanità, che significa aiutare e dare soldi finanziari privati e distruggere man mano sempre di più la sanità pubblica. E cosa succede? Succede che in questo paese la sanità non è più un diritto, ma diventa un bene di lusso. Questo noi non lo possiamo permettere. Quindi anche in termini di manovra, quando ci chiedete che cosa farete, noi sulla sanità sicuramente batteremo, perché non è accettabile che venga, dopo quello che è successo, dopo la pandemia, dopo che abbiamo vissuto la fragilità del nostro sistema sanitario, abbiamo personale medici che fanno orari folli, che peraltro anziché assumere questo governo mette soldi per pagarli più straordinari, quindi per spremerli ancora di più. Liste d'attesa, persone che non riescono a farsi curare, questo governo taglia sulla sanità pubblica e investe sulla sanità privata. E anche qui noi ovviamente faremo battaglia. Tra l'altro, mi state chiedendo delle pensioni. Dovete sapere che in tutto ciò, oltre all'opzione donna che non c'è più, la legge Fornero che diceva Salvini, no, ve lo ricordate, che l'avrebbe abolita, primo atto che faremo sarà abolire, invece c'è, anzi l'hanno peggiorata, riescono anche nell'impresa di tagliare la pensione a 700.000 dipendenti della pubblica amministrazione, tra cui ci sono anche personale sanitario, cioè quelle persone che sono state lodate, giustamente chiamati eroe, vengono da questo governo trattati come coloro a cui tagliare la pensione, cioè praticamente fanno cassa, cioè usano medici, ma in generale pensionati come dei bancomat, e questo francamente lo riteniamo abbastanza inaccettabile, anche alla luce delle promesse che vanno fatte, ma anche se non l'avessero promesso è inaccettabile comunque, anche perché peraltro sono dei diritti che sono stati sostanzialmente acquisiti.
Anna, mi dicevi dei giovani che tolgono le agevolazioni sui giovani, ma d'altra parte io francamente non mi stupisco anche qui, perché se pensiamo a questo governo che ha detto no al salario minimo, e normalmente sono molto spesso sono i giovani a essere sottopagati, hanno annullato i jobs, cioè scusate, hanno annullato il decreto dignità che aveva fatto il Movimento 5 Stelle per tornare e ripristinare il Jobs Act, quindi voucher a go-go e precarizzazione. Chi è che più ci rimette? Ci rimettono le fasce più fragili, quindi donne e giovani. Quindi a me sembra che sia un disegno chiaro. E questa manovra, se ci pensate, è contro le donne, contro i giovani. Non ha nulla, ma proprio nulla per aiutare le imprese, per la crescita. Ha eliminato quello che c'era di buono, che aveva fatto il Movimento 5 Stelle, come super bonus che ha creato posti di lavoro, transizione 4.0 che permetteva di avere investimenti per le aziende. Non l'ha sostituito con nulla e quindi ci condanna alla crescita dello zero virgola. E anche qui io ve lo dico, quando vi sentite dire questi esponenti di maggioranza, sentite che dicono in TV, ah, ma la coperta è corta, lo facciamo perché non ci sono soldi. Anche questa è una balla. E dobbiamo dirlo chiaramente che è una balla. Perché, scusatemi, ma perché riescono a trovare 12 miliardi per finanziare il ponte sullo stretto? Cioè, voglio dire, se non ci fossero i soldi non dovrebbero trovarli neanche per finanziare il ponte sullo stretto, che peraltro non mi sembra che sia proprio questa grande priorità in questo momento. Ma poi, se la coperta è corta, perché non tassano gli extra profitti del farmaceutico o dell'assicurativo? Vuol dire, lì i soldi ci sono, eh? Io li prenderei. Noi ci abbiamo provato, ma ci hanno sempre bocciato tutte queste proposte. Ma vi dico di più, ma se non ci sono i soldi, ma perché non li hanno presi dalle banche che hanno fatto extra profitti miliardari? Perché non dimentichiamocelo, Giorgia Meloni ha fatto una conferenza in stampa in cui annunciava il fatto che finalmente prendeva i soldi dalle banche che avevano fatto extra profitti. Giusto, brava, giusto. Ma cosa succede? Appena, ma dico appena, appena iniziano le banche a lamentarsi, cosa fa questo governo? Torna indietro, per cui hanno riscritto la norma. L'hanno scritta per cui non è più obbligatorio pagare la tassa, cioè la banca può decidere se pagare la tassa allo Stato oppure se patrimonializzarla, quindi lasciarla sostanzialmente in banca. Secondo voi cosa fanno le banche? E quanto incassa lo Stato? Niente, niente. Poteva incassare 2 miliardi, che sono tra l'altro le tasse in più che hanno messo in questa manovra, perché hanno messo l'IVA, dicevamo, no, sui pannolini, l'IVA sul latte in polvere, hanno tassato delle cose legate al super bonus, hanno introdotto tasse nuove sulla casa. 2 miliardi di nuove tasse per gli italiani e le italiane, e dall'altra parte rinunciano a 2 miliardi di tasse che dovrebbero pagare sugli extra profitti le banche perché si sono lamentati. Ecco il governo del popolo. Questo è il governo del popolo secondo Giorgia Meloni. Invece è il contrario. Questo è un governo che è forte con i deboli e deboli con i forti. Cioè, anziché andare a tassare gli extra profitti miliardari, no, no, quelli li lasciano lì. Però di mettere le mani nelle tasche degli italiani, tagliandogli la pensione, aggiungendo nuove tasse, togliendo opzione donna, lì non si fanno problemi. E la chicca è che trovano anche i soldi per le armi, perché dovete sapere che in manovra c'è 1 miliardo sulle armi. Però per aiutare chi è in difficoltà, no, lì non si trovano mai i soldi. Ecco, quindi non crediate al fatto che la coperta è corta. La coperta non è corta, la coperta è corta per coloro a cui loro hanno deciso di lasciarla corta. Ma quando vogliono trovare i soldi, li trovano. Walter, mi stavi chiedendo, anzi, in tanti in realtà mi avete scritto in questi giorni per quanto riguarda Sinner. Ovvio detto, hai iniziato la diretta con Sinner. Ma cosa sta succedendo? Qua a Torino in questo momento è al centro dell'attenzione italiana, ma direi internazionale, perché ci sono le ATP Finals. Chi di Torino sa benissimo quanto sia stato un percorso incredibile. Nel senso che quando avevamo deciso, era ancora la mia amministrazione allora, è stato un percorso abbastanza lungo, di candidare Torino per le finals, cioè l'Italia per le finals, io vi assicuro che non ci credeva assolutamente nessuno. La prima volta che ne abbiamo parlato, mi dissero che avevamo una probabilità su 100 di ottenere le finals, perché c'erano città come Londra, Tokyo, Singapore, Manchester, cioè immaginate, no? Torino, molti non sapevano neanche dove fosse.
E io ricordo che disse, vabbè, se c'è una su 100 vale la pena di provare. E così abbiamo iniziato questo percorso fantastico con la Federazione Italiana Tennis. E prima abbiamo battuto, erano 40 città candidate, 35 città, e poi siamo rimaste nelle 5 della shortlist, che era quindi il gruppo ristretto. C'è stata ancora una grandissima battaglia tra le 5, insomma, poi alla fine queste finals le abbiamo ottenute. Vi assicuro che è stata una lunghissima e durissima battaglia, un grandissimo lavoro di squadra. E oggi Torino è al centro dell'attenzione internazionale ed è bellissimo poter fare le finals con ovviamente il tennis italiano che sta vivendo un momento incredibile. L'anno scorso abbiamo avuto, abbiamo avuto comunque italiani, c'è stato Berrettini, anche Sinner aveva giocato. È ovvio che quest'anno con Sinner lo possiamo dire adesso in semifinale è ancora più incredibile per l'Italia e io sono orgogliosissima del percorso che ha fatto la mia città quando ancora ero sindaca e quindi stasera per chi volesse ovviamente tra l'altro è in chiaro la partita quindi dobbiamo tifare tutti i Sinner in ottica poi semifinale che sarà sabato. Dino mi dice un regalo immenso alla città. Non so se sia un regalo immenso alla città, io dico che è un grande momento per la città, ha ricadute economiche importantissime e io ho imparato una lezione dalle finals, ecco, questo lo voglio raccontarvelo. Spesso si pensa che, soprattutto chi è esposto, chi ha un ruolo politico, in questo paese tendenzialmente non si ha il coraggio di provare a percorrere le sfide molto difficili, quasi impossibili, perché oggettivamente se perdi ti massacrano tendenzialmente, no? Dall'opinione pubblica, e quindi è più facile tendenzialmente non assumersi il rischio di un'eventuale sconfitta. Tant'è che quando mi dissero che noi avevamo la probabilità 1 su 100 di portarla a casa ste finals, in molti mi dicevano, insomma, lascia perdere perché 1 su 100. E invece io le lezioni che ho imparato che vale sempre la pena rischiare, cioè provarci, soprattutto se ci credi. E ovviamente noi ci credevamo, io come sindaca, la mia amministrazione, la federazione, il governo che ci ha aiutato, insomma è stato veramente un percorso di una battaglia di squadra. Però la lezione, ecco, che io ho imparato personalmente è che bisogna correre il rischio. Poi ogni tanto vinci, ogni tanto perdi. Quando vinci sei felice, quando perdi ti becchi sicuramente qualche critica, ma comunque vale la pena di provarci se ci credi. Ivan mi dice c'è qualche Larusso assunto anche lì di recente, che mi risulti no, tra l'altro come sapete abbiamo fatto anche un question time su una serie di questioni legate alle parentopoli, quindi se volete andarvi a vedere il video è molto interessante, ma voglio dire delle nomine di questo governo stiamo vedendo di tutto, quindi non ci stupiamo più di nulla ed è un peccato perché in questo paese avremmo tanto bisogno di meritocrazia, no? Si riempiono la bocca della parola merito, addirittura andandola a inserire nel mondo della scuola, sul ministero, tra l'altro usandola a uso e consumo, e poi invece quando c'è magari da fare delle nomine, mi sembra che qui le appartenenze familiari, le appartenenze politiche dominino e in qualche modo siano più importanti rispetto alle qualità, alle competenze delle persone. Io vi saluto, credo di avere, stavo guardando, se ho dimenticato qualcosa, mi scuso. Sì, Ivan, stavo proprio rispondendo a te. Frank, il Bob, e volevano il Bob. Beh, io continuo a pensare a distanza ormai di tanti, beh, non tanti anni, di un po' di anni che tra le finals, perché se questo si trattava, con Torino al centro, un evento pluriennale di 5 anni e certi, con uno sport in grandissima crescita, un pubblico alto spendente, centinaia di milioni di ricadute, Torino abbia fatto bene a fare questo percorso anziché fare due gare condivise in un evento dove tra l'altro avevamo anche molti più rischi finanziari e dovevamo sicuramente meno visibilità e anche meno ricadute economiche. Quindi io a distanza di questi anni continuo a essere convinta della scelta che abbiamo fatto allora, poi insomma vedremo. Ovviamente le valutazioni si fanno sempre nel periodo più lungo. Allora, io vi saluto, vi auguro una buona serata, speriamo in Sinner, tifiamo Sinner e tornerò a aggiornarvi ovviamente la prossima settimana e con le cose che succedono a Roma e con le dirette per rispondere alle vostre domande. Nicola mi dice dovrei fare più dirette?
Io cerco di farne una settimana, vi assicuro che è già complicatissimo perché tra l'altro con la dinamica di aula è sempre difficile programmare, ma cerco di mantenere l'impegno con voi una settimana e vedo che in tanti mi stanno scrivendo che Luca Somm mi sta guardando la tua diretta, io non lo vedo, ma lo saluto, tra l'altro lo stimo, quindi saluto Luca, sei veramente Luca e vi ringrazio, vi mando un grande abbraccio, buona partita a chi la vedrà. E ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti e a tutte!